Buongiorno a tutti, siamo qui con il sindaco di Positano Giuseppe Guida. Sindaco, si comincia con questa stagione alla grande. Positano sta riscuotendo un grande successo con i turisti e si comincia anche con la stagione degli eventi. Come sarà questa stagione per Positano? Che eventi sono? Che cosa bolle in pentola, diciamo? Guarda, i presupposti di questa stagione sono tutti positivi, l'abbiamo visto con questo inizio di apertura della stagione con le feste di Pasqua, dove il nostro paese è ritornato a vivere con l'arrivo di tanti turisti, il ritorno del turismo internazionale, ma anche tanti italiani che sono venuti qui per insomma riposarsi in queste feste pasquali. Quindi i presupposti sono tutti positivi, chiaramente a questo turismo vogliamo dare un valore aggiunto attraverso l'organizzazione di tanti eventi, manifestazioni che ci accompagneranno per tutta la stagione estiva 2022. Iniziamo con la rassegna Vicoli in Arte, una rassegna che è nata nel 2021, che ha riscosso grande successo grazie all'organizzazione della direzione artistica di Giulia Talamo e di Ario Avecone. Una rassegna, ecco, che vuole in qualche modo dare un qualcosa in più agli ospiti che sono qui a Positano, che potranno godere di arte, spettacolo, musica, danza negli angoli più suggestivi del nostro paese, in particolare sul sagrato della nostra chiesa, la Chiesa Madre, che diventerà il salotto culturale della nostra Positano. Quest'anno, tra l'altro, Vicoli in Arte aggiunge un elemento molto importante a cui io e l'amministrazione teniamo molto, che è quella di questa nuova scuola di arti sceniche. Un momento importante dove gli artisti che si esibiranno nel nostro paese lasceranno qualcosa in più alla città di Positano, che è un momento di formazione per i nostri giovani e non solo, che avranno appunto l'opportunità di partecipare a dei corsi gratuiti di formazione, alla fine dei quali ecco, si potrà realizzare uno spettacolo unico nel suo genere, che racconterà la storia, le leggende del nostro paese, e si esibiranno a fine rassegna, credo quindi con un valore aggiunto importante per il nostro territorio. Grazie sindaco e auguri per una buona stagione turistica per Positano, che si presenta veramente alla grande.